Allora, intanto saluto Fabrizio Mastroforti, che è con me per questa parte di diretta, con il quale parleremo di Forex e di valute. Intanto però, buongiorno, ben trovato sulle Fonti TV, Fabrizio. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori, a te Emanuela. Vabbè, visto che parliamo di soldi, con te ne parleremo, insomma, peraltro sanzioni, euro che sta soffrendo particolarmente, ci arriviamo tra poco. Cosa ne pensi di quello che ha detto Draghi? Ma Draghi, secondo me, ha detto questo, certo in senso un po' provocatorio, ma difendendo un po' dalle richieste che arrivano di scostamento di bilancio, perché secondo me dal punto di vista delle banche centrali lo spirito di presidente della BCE e chiaramente l'esperienza resta, e Mario Draghi sa che anche la BCE, e questo secondo me è dovuto anche a quello di cui parleremo, c'è cioè una reazione da parte dell'euro che è stato molto penalizzato, no, in questi giorni come valuta, proprio perché sa Mario Draghi che anche per la BCE sarà inevitabile un intervento sui tassi per l'inflazione che sta chiaramente dovuta a questi fattori esogeni, sta aumentando di molto anche in Europa. Questo che vuol dire? Che lo scostamento di bilancio si potrebbe fare solo indebitandosi di più. E indebitandosi di più, se l'abbiamo potuto fare in questi anni di pandemia, è perché diciamo l'Europa e la BCE ce l'ha permesso in termini di prestiti a zero o anche negativi. E invece, se la politica della Banca Centrale Europea cambia, a questo punto anche lo spread tra bund tedeschi e titoli italiani lo vedremo, e già l'abbiamo visto sul riscaldarsi un po', ma chiaramente da 100 passare a 150, però andremo insomma, ad appesantire di molto la nostra posizione, perché possiamo spendere di più solo indebitandosi. Purtroppo non possiamo spendere di più con risorse interne maggiori che arrivano, perché la crescita, il recupero c'è stato, ma anche questa è stata rivista al ribasso per il prossimo periodo, quindi certo. non ci sono queste sicurezze, quindi Mario Draghi secondo me ha parlato per difendersi da quelli che ultimamente chiaramente nelle difficoltà di diversi settori chiedono interventi ancora più pesanti da parte del governo. Quindi le forze politiche in Parlamento chiedono scostamento di bilancio e il governo cerca di resistere perché si troverebbero veramente in difficoltà tra qualche mese. No, no, infatti Draghi lo sta scongiurando più possibile lo scostamento di bilancio, però infatti è anche per questo tema che non voglio affrontare con te adesso, però è importante ricordarlo, è anche per questo che c'è state anche un po' di polemiche rispetto alla pensata sull'aumento delle spese militari, no? Perché chiaramente si andrebbero a mettere risorse lì e addirittura si era ipotizzato lo scostamento di bilancio per fare quell'operazione. Chiaramente poi il contesto è particolare, visto che hai ribadito, e l'abbiamo già fatto anche noi, però lo facciamo nuovamente, che nel documento di economia e finanza, nel DEF, che è stato approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, sono state riviste al ribasso le stime di crescita. Ricordiamo che dal 4,1% che si era ipotizzato, le stime sono state aggiornate al 2,9% quest'anno e al 2,3% l'anno prossimo, quindi ancora più al ribasso nel 2023, quando evidentemente si vedranno più gli effetti, senza contare che, così almeno cominciamo ad addentrarci nel tuo ancora di più, Fabrizio, senza contare che c'è tutto il dibattito e rispetto alle decisioni che l'Europa prenderà in merito alle sanzioni, che potrebbero andare ancora a colpire di più la nostra economia, no? Per la mancanza di relazioni commerciali con la Russia, soprattutto su alcune voci fondamentali per l'Italia, perché se è vero, parliamo gas soprattutto, no? In questo momento è un po' al centro del dibattito, perché se è vero che il governo sta cercando alternative, però è anche vero che nell'immediato queste alternative ancora non ci sono, non sono concrete, quindi
quindi automaticamente ci potrebbero essere degli scossoni. In tutto questo l'euro, così partiamo dall'euro, è in sofferenza, Fabrizio. In sofferenza proprio perché le sanzioni da tutti i paesi, perché non siamo gli unici dipendenti per quanto riguarda le materie prime dalla Russia, anche diciamo la locomotiva europea che è la Germania deve trovare delle alternative. Le alternative si è parlato chiaramente. Questo ha fatto abbassare anche in due manche, diciamo, prima qualche giorno fa e anche in questi ultimi 2 giorni il prezzo del petrolio, dove Biden chiaramente invita diciamo, ad usare, no, le scorte che si sono accantonate nel tempo per far fronte a questa situazione, ma soprattutto anche si è proposto chiaramente come fornitore, essendo uno dei produttori più grandi al mondo, gli Stati Uniti, anche per quanto riguarda l'energia, si è proposto come alternativa al gas russo. Il problema è che non è che si è proposto gratuitamente, quindi la situazione dagli analisti viene vista per quanto riguarda l'Europa, sia per la vicinanza al conflitto, come dicevamo spesso, sia per questi fattori economici, viene vista come la regione più in difficoltà, più messa in difficoltà proprio nel momento, no, che ci poteva essere diciamo una nuova Una crescita ripresa, dopo. Esatto, sicuramente, una ecco, ripresa quantomeno. dopo diversi sacrifici che si erano fatti e interventi a sostegno dell'economia da questo punto di vista dovevano finire, no? Dovevano avere l'iter delle altre zone del mondo, nel senso della ripresa e quindi nell'allentamento di queste misure. Invece ci troviamo in difficoltà chiaramente a fare una politica diciamo più aggressiva perché vediamo che l'economia ancora avrebbe bisogno di un sostegno. Quindi questi dati, questi fattori sono esaminati dagli operatori e insieme allo yen, come abbiamo ripetuto anche la scorsa settimana, l'euro è il più penalizzato. Lo yen forse per la produzione, diciamo, dell'elettronica dal punto di vista, ma anche per il fatto di essere molto diciamo né esportatore né importatore, di fare un po' ha fatto sì che il dollaro sia diventata anche la valuta più interessante Ecco, diciamo infatti Fabrizio, ti volevo chiedere, è più giusto parlare in questo contesto, poi andiamo a vedere anche graficamente il cambio euro-dollaro, naturalmente, è giusto parlare, è corretto parlare di super dollaro, quindi potenziamento del dollaro, oppure appunto l'euro che continua a perdere e quindi, vabbè, in sofferenza l'abbiamo già detto, ma insomma indebolimento dell'euro, o entrambi magari, perché non è che una cosa esclude l'altro. Esatto, io direi entrambi perché sicuramente un fattore è la debolezza dell'euro perché lo vediamo debole anche se c'è stata una piccola ripresa, come dicevo, in questi ultimi 2 giorni, perché secondo me è considerata inevitabile, come dicevo prima, un'azione anche della Banca Centrale Europea, pur con le dovute cautele, ribadisco, rispetto al non troncare sul nascere la crescita che almeno, anche se è rivista al ribasso, c'è, no? Per non andare a finire in quello di cui parlavamo la scorsa volta, no? Nel senso una stagnazione insieme all'inflazione. Diciamo anche salvaguardare questa piccola crescita, però sembra inevitabile un intervento per calmierare l'inflazione che sta salendo. Quindi diciamo che questo è uno dei fattori, ma poi chiaramente già da prima dei verbali la vicepresidente Brainard della Fed aveva ribadito che insomma, i 0,25 punti percentuali di marzo
sono stati veramente l'inizio, cioè Sì, anzi, qualcuno sostiene che si sarebbe dovuti partire già con i 50, no? Sì, esatto. Esatto. Dai verbali molti funzionari già parlavano dello 0,50 in più riprese. Quindi, perché la neutralità, diciamo, della politica rispetto agli aiuti, che sono avuti fino adesso, quindi all'iniezione di liquidità, è un tasso intorno al 2,4, no? Per fine anno. Però Certo. molti pensano che se l'inflazione che l'hanno definita nel verbale la più calda degli ultimi 4 decenni, insomma, quindi cioè, dal Beh. transitorio di cui parlavamo qualche mese fa, diciamo che la Fed sta ricredendosi in maniera molto pesante e dice quindi che si potrebbe arrivare addirittura ad un 3% totale, e quindi gli aumenti. E un intervento poi di contrazione del bilancio, quindi oltre al tapering che è stato, viene raddoppiato nei prossimi mesi per insomma, andare Sì, a certo. togliere quell'iniezione di liquidità dovuta sia da obbligazioni, insomma, dello Stato sia sui mutui, che va chiaramente a posizionare la banca centrale americana in una posizione molto, insomma, hawkish, molto Stavo fatta. Quindi, pensando, chiaramente. Fabrizio, tu hai detto giustamente che risulta che l'inflazione, insomma, è la più calda degli ultimi 4 decenni. Hai voglia, permettetemi la battuta, no, di condizionatori accesi che dobbiamo tenere, altro che, visto che da quel punto di vista fa molto caldo. Però scherzi a parte, certo, però il problema è stato messo in evidenza in tutta la sua pienezza, insomma, no? Quindi Allora, scusami, non so se ti ho interrotto, se stavi dicendo qualcos'altro, ma ti do subito la parola tornando ancora sul discorso dell'euro-dollaro, no? Anche facendo un passo avanti, cosa dobbiamo aspettarci adesso? Euro e sanzioni. Tu hai già detto, insomma, aveva rimbalzato l'euro, era salito sopra 1,09, adesso siamo ancora sotto, possiamo vedere anche il grafico, grazie alla mia regia, Sì. perfetto. Ecco, da qui oltre, diciamo, qual è il limite rischioso per il livello rischioso per l'euro, a tuo parere? Allora, la scorsa settimana parlavamo proprio di questo rimbalzo che però non era, avevamo dato un livello, cioè perché questo rimbalzo anche sopra 1,11 era stato poi il limite dove i venditori sono tornati con forza. Okay, avevamo dato un supporto importante che lo stiamo battendo anche adesso, nel senso 1,0880, che è un supporto molto, molto importante, perché guardando un grafico weekly dove, settimanale, quindi Sì. chiaramente nel medio-lungo termine, intanto. Io tecnicamente ho visto il cosiddetto incrocio della morte, nel senso che la media 50 periodi è incrociata al ribasso la media 200, okay? E questo solitamente fa sì che insomma, la pressione dei venditori sia abbastanza elevata. 1,0880, che ripeto, sta battendo proprio adesso, e anche ieri era stato bucato leggermente per poi riprendersi, è un supporto molto, molto importante, perché l'abbiamo avuto all'inizio, cioè dopo la discesa del febbraio-marzo 2020. Da lì Sì. si è ripartiti, e in più anche però negli anni precedenti è stato toccato diverse volte nel 2016, nel 2017. È un supporto molto importante, proprio 1,0880. Siamo in diretta e in questo momento lo sta battendo. 1,0881, esatto, adesso, in Esatto, questo istante.
82, guarda, continua a batterlo, vai, sì. Nel senso Facciamo che la telecronaca sì. dell'euro-dollaro, ecco. Esatto, no, perché anche ieri da qui si è riportato sopra a 1,09 fino a 1,0950 ieri, proprio perché sembra che i compratori ancora un po', proprio perché in questi 2 giorni l'euro ha rialzato la testa, l'ha rialzata un po' anche contro il dollaro. Però io avevo previsto che questo spread tra le due politiche portava molto probabilmente, anche guardando tecnicamente il grafico, quindi unendo come si dovrebbe secondo me fare, soprattutto nell'ultimo periodo, l'analisi fondamentale all'analisi tecnica, ci faceva scoprire poi nel grafico, per chi è appassionato di analisi tecnica, ci faceva scoprire nel grafico settimanale anche un testa e spalle che chiaramente proprio che è stato scaturito dalla ripresa dopo la pandemia. Si è formato un testa e spalle che sembra aver concluso comunque tecnicamente la sua corsa Ok. intorno a questo livello. Quindi c'è la speranza o diciamo per l'euro dopo poi chiaramente di tenere questo livello per tornare, secondo me, però non sopra a 1,10, nel senso che sarebbe un rimbalzo a meno che ci saranno delle sorprese, come dicevamo, sui pronunciamenti non previsti, sopra le attese per quanto riguarda un Ok, rialzo dei tassi da ah certo, parte della della BCE. BCE. E Questo certo, quello è, ancora non lo sappiamo, vedremo settimana prossima. Senti Fabrizio, ti volevo chiedere in generale quali sono sul fronte del Forex le strategie a tuo parere più seguite del momento, cioè altri spunti che arrivano dalle valute e cosa stai seguendo tu? Come dicevo, io stavo seguendo le valute contro lo yen per capire se c'erano dei livelli da cui lo yen potesse ripartire. Diciamo che non sono state delle ripartenze lunghe, però questa settimana un qualcosa anche lo yen insieme all'euro, insomma, che era stato secondo me è ipervenduto come ancora di più dell'euro, perché se andiamo a vedere un grafico euro-yen sembra che l'euro sia in un momento di forza. Beh, ma perché lo yen, guarda, lo vediamo subito il grafico, eccolo qui. Sì, si vede chiaramente il movimento, però perché lo yen si è indebolito parecchio, non ne abbiamo Esatto, parlato, no, appunto. esatto, per quello dicevo, nel senso sembra forte l'euro contro lo yen, ma proprio pensiamo a che debolezza sta attraversando lo yen. Quindi questa, infatti c'è una lateralità perché c'è stata una piccola ripresa sia dell'euro che dello yen, adesso quindi siamo in una fase laterale, ma diciamo quindi era da prendere però per movimenti di breve termine e piccole inversioni, no, su dei supporti importanti. Questa è stata l'operatività. Poi un'altra cosa importante, un altro cambio che io seguo spesso è dollaro americano contro dollaro canadese, e in quest'ultimo periodo c'era stata una discesa dovuta all'apprezzamento del petrolio, in quanto il dollaro canadese è correlato positivamente al prezzo dell'oil, però sono stati toccati dei livelli intorno a 1,2450, cioè è stata in due fasi, si è andata a raccogliere liquidità sotto a quel livello, e da lì livello molto importante, si vede anche nel grafico che stai mostrando, le shadow delle candele che a 1,2450
o si sono fermate o l'hanno bucato per poi recuperarlo. E nella terz'ultima candela questo movimento è stato molto importante, faceva capire che i compratori lì erano diciamo intervenuti pesantemente riportandolo sopra a 1,25. Da lì si poteva quindi iniziare a un'operazione diciamo long che sta infatti continuando, anche perché, come dicevamo, il petrolio è stato ha fatto un ritracciamento sotto i 100 dollari, quindi sarà importante anche Esatto, vedere lo proprio vediamo. perché i futures davano un differenziale esagerato, nel senso sui prezzi attuali dovuti chiaramente ai fattori esogeni e quelli che erano i prezzi dei futures. Quindi un po' si pensava che sia le parole di Biden sull'intervento, sulle scorte, eccetera, potevano riportare il prezzo del petrolio in termini medi più diciamo sotto ai 100 dollari. Così è stato, e quindi dobbiamo capire questo ritracciamento se va a toccare il supporto intorno agli 89, potrebbe scendere anche intorno agli 89 dollari al barile. Quindi interessante anche il cambio dollaro canadese, con attenzione domani perché ci sono i dati sull'occupazione. Sull'occupazione americana, certo, assolutamente sì. Senti, in un flash mi chiedono che fine ha fatto il franco svizzero come bene rifugio, lo è ancora? Beh, sicuramente lo è di più, come dicevamo l'altra volta, dello yen, nel senso che Certo. il fatto della neutralità con la guerra, quindi chiaramente anche per i grossi capitali, che in questo periodo si pensa come salvaguardarli per chi insomma li ha. E chiaramente un paese come la Svizzera nel discorso della guerra è stato un po' rispolverato, no? Sì. E quindi abbiamo visto come lo yen, che era considerata valuta rifugio ultimamente anche più del franco svizzero, invece ne ha subito le conseguenze. Quindi in questo periodo sicuramente dollaro americano e franco svizzero sicuramente visti come beni, come Rifugio. valute rifugio. Via. Sì, come valuta Bene. rifugio, certo. Quindi dollaro americano e franco svizzero. Ottimo, quindi la domanda serviva per una degna conclusione di questo approfondimento. Grazie a Fabrizio Mastroforti per la collaborazione. A presto sulle fonti TV. Ti seguiamo come tutti i nostri ospiti sui tuoi canali personali. Buona giornata. Buona Grazie, grazie a te Emanuela, grazie a tutti, buona giornata. giornata.